Dopo una prima parte di stagione che ha visto la grande cavalcata del Rugby Villaggio Lucca, conclusasi con la conquista del primo posto nel girone 2 di Serie C Toscana, scatta adesso la seconda fase della stagione. Capitan Giovannico e compagni saranno impegnati su più fronti. Si comincia domenica 15 aprile, data in cui avranno inizio i playoff per la promozione. Alle ore 15.30 al campo numero 2 dell'Acquedotto sarà di scena il Val di Sieve Rugby, formazione seconda classificata del girone 3. In caso di vittoria, Lucca accederà alla fase interregionale, in cui si dovrà confrontare con le migliori squadre del centro Italia per poter avere accesso alla Serie B. Saranno sfide difficilissime, perché la formazione biancorossa dovrà vedersela con squadre tra le altre del Lazio e dell'Emilia Romagna, formazioni storicamente ben più attrezzate sia dal punto di vista tecnico che economico. Lucca cercherà comunque di competere con queste potenze e di arrivare il più lontano possibile. Gli impegni proseguiranno poi nei mesi di maggio e giugno con la partecipazione alla Coppa Toscana. Sarà l'occasione per testare molti under 20 che dalla prossima stagione faranno parte a pieno titolo della prima squadra. La formula del torneo non è ancora stata ufficializzata, ma pare che si proseguirà sulla falsariga degli altri anni, con gironi eliminatori composti da 3-4 squadre, le cui prime classificate si affronteranno in semifinali e finale. Anche in questa competizione Lucca si presenterà con la prospettiva minima di raggiungere le semifinali, ma con buone chance di vittoria.